ragazzi sono Z Willix e oggi vi mostrerò come funziona il nuovo mini business degli spacciatori da strada e del perché fa abbastanza pena e quindi del perché non dovreste mai vendere i vostri prodotti a uno di questi tre spacciatori specie se poi non avete nemmeno iniziato i business specifici per poter vendere questi prodotti praticamente come funziona ogni giorno della vita reale e non in gioco sia chiaro ma della vita reale eh, precisamente ogni giorno dalle 8 del mattino in poi ci saranno tre diversi tipi di spacciatori da strada nella mappa in tre locazioni differenti e con tre prezzi diversi tra di loro e cambieranno tutti e tre quotidianamente quindi se volete sapere qual è la locazione del giorno date un'occhiata alla mappa qua sotto in descrizione il primo link eh, ve lo lascerò proprio qua sotto nella descrizione laprite cliccate il link e guardate la mappa così potete capire quali sono le posizioni degli spacciatori del giorno Abbastanza inutile mostrarvi nel video le tre posizioni di oggi. Dato che da domani, rispetto a quando avrò postato questo video, la posizione dei tre spacciatori sarà già cambiata. Ogni spacciatore apparirà sulla mappa solo dopo essere nella sua zona. Quindi se aprite la mappa e non vedete l'icona, è perché dovete attraversare la sua zona e comparirà con questa icona nella mappa. Quando approccerete uno spacciatore da strada, potete vendere quattro tipi di prodotti: cocaina, erba, metanfetamina. E acidi ovviamente per poterli vendere dovrete avere un business in particolare. Quindi, ad esempio, se volete vendere a questi spacciatori da strada dell'erba, dovete avere una serra d'erba del Motorcycle Club già allestito. La stessa cosa vale per il resto. Quindi, ad esempio, se invece non avete uno stabilimento della cocaina e dell'MC attivo, non sarete in grado di vendergli il prodotto in questione. Quindi, la stessa cosa vale per il resto dei prodotti. Tenete bene a mente questa cosa. Ogni spacciatore avrà anche un prezzo bonus per un prodotto. Specifico in particolare, il prezzo bonus sarà differente ogni giorno per ogni spacciatore, differente dei tre. Quindi, uno potrebbe magari, magari, ad esempio, pagarvi maggiormente per la metanfetamina, come un altro, nel punto diverso dalla mappa rispetto al primo, potrebbe pagarvi maggiormente per la marijuana. Per riconoscere il prezzo bonus, dovete notare una stellina accanto al nome del prodotto in particolare, che sarebbe questa, mentre gli altri sono i prezzi normali. La percentuale che il prezzo bonus compaia negli acidi è del 35%, 30% per l'erba, 20% per la metanfetamina e 15% per la cocaina. Il prezzo bonus è praticamente un prezzo raddoppiato rispetto al prezzo che tipicamente uno spacciatore da strada pagherebbe per quel particolare prodotto. È come se fosse una specie di bonus doppio guadagno sul prodotto specifico che eh, sta cercando quello spacciatore. Adesso guardiamo. I numeri e i guadagni che potete fare con questo mini business. E questi sono i prezzi normali senza contare il prezzo bonus, quelli senza la stella possiamo fare da 19.000 e 21.000 vendendo la cocaina, dai 16.500 dollari fino a 18.500 dollari con la metanfetamina, dai 14.000 ai 16.000 con l'erba e dai 13.850 dollari fino ai 15.850 dollari con gli acidi. Se dovessimo vendere un business intero per ogni prodotto parliamo di 190.000 fino a 210.000 dollari per la cocaina, dai 165.000 ai 185.000 dollari per la metanfetamina, dai 112.000 ai 128.000 dollari per l'erba e dai 221.600 dollari fino ai 253.600 dollari per il laboratorio di acidi. Questo significa che avrete una perdita se doveste vendere tutta la vostra merce a questi spacciatori di strada. Come vedete, ad esempio c'è una perdita di addirittura dai 335.000 ai 315.000 dollari se dovessimo vendere tutta la cocaina che abbiamo a questi spacciatori anziché vendendola normalmente direttamente dall'interno del nostro business e questo prova che questo business degli spacciatori di strada fa pena è solo un modo per farvi perdere tempo e soldi sicché lasciate perdere e non vedete mai i prodotti che avete a questi spacciatori di strada se non volete perdere profitto per i vostri prodotti la scritta nel quadretto rosso infatti è proprio la perdita che avrete se doveste vendere tutto quanto a questi spacciatori di strada l'unico prodotto che dovreste vendere agli spacciatori di strada sono gli acidi però solo nel nel caso in cui avessero il prezzo bonus, il prezzo con la stellina, e adesso vi mostro il perché. Questi sono i guadagni che possiamo fare con uno spacciatore di strada se dovessimo vendere tutti i nostri prodotti a lui con il prezzo bonus, mentre questi sono i profitti o comunque anche le perdite che potremmo fare o potremmo avere se dovessimo vendere un intero business allo spacciatore di strada con il prezzo bonus. Che come vedete ci garantirà nella maggior parte dei casi ugualmente una perdita, seppur minore, rispetto ai prezzi normali. L'unica nota positiva è il fatto che potreste fare un piccolo profitto in più vendendo gli acidi con un prezzo bonus, ma per il resto è tutto bocciato. Quindi come avete visto questo mini business vi farà solamente perdere tempo e soldi e vi darà una speranza che praticamente non esiste. Infatti se ci fate caso i tre prodotti degli MC vi fanno andare in perdita mentre con gli acidi potete addirittura andare in profitto. Sì che può darsi che Rockstar aveva già pensato a questa idea eh, già da anni prima di implementarla ma si sono dimenticati che solo fino a qualche anno fa hanno aumentato i guadagni dell'attività dell'MC. Infatti i guadagni che si possono fare con questi spacciatori sono praticamente... Gli stessi guadagni che avevamo prima del buff che Rockstar ha fatto sull'attività business degli MC: quindi vale la pena comprare l'attività business degli MC per gli spacciatori da strada? Assolutamente no, non buttate i vostri soldi perché, innanzitutto, l'investimento per cominciare a produrre metanfetamina, erbo, cocaina è carissimo. Parliamo di milioni di dollari tra potenziamenti e il fatto che dovete comprare il posto per produrre questi prodotti. In più, per rifarci i soldi sopra ci vuole tantissimo tempo, oltre che pazienza e frustrazione, contando che le missioni vendita di questi business sono pure pallose e scomode. Mi spiace dirlo, ma con questa nuova attività degli spacciatori da strada non si possono assolutamente fare milioni di dollari. O meglio, forse si può, ma innanzitutto prima di fare milioni di dollari dovete spenderne altrettanti e poi facendo milioni di dollari con questi spacciatori da strada ne perderete altrettanti, visto che come avete visto c'è una differenza di perdita immensa tra vendere un business intero normalmente è vendere un business intero a uno di questi tre spacciatori oltre al fatto che prima di poterci fare soldi sopra bisogna avviare uno di questi tre business dell'MC e per farlo dovete spendere un sacco di milioni di dollari sicuramente quindi se siete poveri e avete pochi soldi con cui iniziare sperando di fare soldi con questa specie di mini business dei tre spacciatori perderete solo tutto e basta Invece il business degli acidi, ok, è promosso, ma a prescindere, a parte che era già un business più che decente di suo, specie per iniziare, e poi comunque sì, ok, il business degli acidi, si possono fare soldi vendendo a questi spacciatori gli acidi del business, però se li vendiamo a prezzo normale ci perderemo ed è decente solamente da vendere con il prezzo bonus, che oltretutto non sappiamo nemmeno in quali giorni compare e quando compare. Oltretutto, questa settimana abbiamo il 50% di guadagno con questi spacciatori da strada. Figuriamoci poi quanto farà appena il guadagno, non appena il bonus non ci sarà più. Quindi, ricapitolando un'ultima volta non comprate assolutamente business degli MC per questi nuovi spacciatori da strada se non ce li avete non ne vale assolutamente la pena e soprattutto se dovete vendere uno di questi quattro prodotti agli spacciatori di strada fatelo solo con gli acidi nel caso in cui ci sia il prezzo bonus ovvero il prezzo con la stella accanto al nome del prodotto se invece lo spacciatore non ha il prezzo bonus negli acidi lasciate perdere e fate altro spero di avervi chiarito l'idea. se è così vi ringrazio in caso lasciaste un bel pollicione in su a questo video da ZWillX è tutti. Noi ci sentiamo al prossimo video